Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Oggi, come avete visto dal titolo, voglio parlarvi della mia postazione MinityX e di come la utilizzo. Perché 2 anni fa, dopo che ne avevo parlato veramente tanto, ho deciso di farmi questo PC MinityX. E all'epoca non erano... non è che non c'erano i MinityX, però non erano come adesso. E lo volevo fare per motivo per HTPC, non mi passava neanche dall'anticamera del cervello di fare il mio sistema, diciamo, principale come MinityX. Tuttora a me personalmente non mi viene neanche l'idea, però ovviamente già adesso è una cosa molto più accettata, molto che si fa molto più spesso. L'obiettivo quindi era fare un PC prestante il giusto che mi permettesse di godermi tutto quello che è l'intrattenimento di film, serie TV e anche giochi in maniera molto blanda su un sistema, diciamo, HTPC, quindi su un sistema piccolo, compatto, che mi permettesse di avere poco spazio e poco ingombro. Ai tempi la soluzione dirò sul Node 202, che è un case veramente che, rispetto a quelli che, di cui parlo allora in questo momento, può essere considerato il nonno, perché è il capostipite di tutta questa serie. A livello di form factor, infatti, è molto più simile alle vecchie console. Se infatti una volta è diventato diffuso il MinityX, ovviamente si è ispirato al mondo delle console, maturando poi è successo il contrario, esattamente, perché hanno assunto sempre più design funzionali al raffreddamento e tutto, che poi Series X appunto ha emulato in questa nuova console. Però il Node si sviluppa in verticale, quindi abbiamo un case molto stretto ma molto lungo, che può stare sia in verticale che in orizzontale, senza alcun tipo di problema. In verticale ha bisogno di uno stand che vi viene fornito all'interno ovviamente della confezione. Il case però è suddiviso in due parti, c'è la parte dove l'alloggio dell'alimentatore e della scheda madre dissipatore. Fateci caso, i due blocchi, se togliete il blocco in alto, cioè quello della scheda video, e lo mettete di fianco al blocco delle schede madre, esattamente si ha un DAN, si ha i case praticamente che sta recensendo in questo momento Lorenzo. Si è preferito separare le due parti dei due componenti, mantenendole però affiancate, risultando quindi un case molto leggermente più largo ma molto compatto. Anche qui abbiamo un riser che passa appunto la prolunga che passa dal PCI alla scheda video dall'altra parte del blocco. Gli SSD invece sono a cavallo tra i due, nel senso che c'è un blocco che permette di incastrare gli SSD appunto su quello che è il blocco che divide le due parti del case. Ovviamente si possono installare solo alimentatori SFX, ma e la qualità in sé del case è veramente alta. In questo momento il prezzo non è alto, non è mai stato alto di questo case, forse adesso in questo momento è il prezzo più alto che c'è, ma per ragioni ovviamente non nostre, cioè diciamo che è la situazione che è quella che è, però normalmente si trova tra gli 80 e 90 euro, che per un MinityX non sono tanti. E il bello è che i materiali sono molto premium, a parte la plastica esterna, feeling console, un po' più pregiata. L'interno però è tutto in metallo rigido e ogni parte, diciamo, per far passare l'aria è coperta da filtri antipolvere. E a proposito di polvere, ragazzi, devo farvi una confessione. Predico bene, razzolo male, perché questo PC, non facendo prestazioni, diciamo che non l'ho pulito proprio spesso, è più di un anno che non lo pulisco, e c'era un disastro, ma letteralmente un disastro, era pieno di polvere. Sì, non è proprio il massimo. Andiamo a fare una bella cazzata. Meno male che ho il mio fedele spara aria, che almeno non mi costringe a usare compressore in garage tutte le volte e portare giù tutto, che quella è una figata, ragazzi, vi svolta davvero. Una volta ridatogli lo splendore di un tempo, ho deciso di fare un cambiamento, perché è un po' che pensavo. Le prestazioni non sono il focus di questo PC, anche se comunque come processore monta un i5 della serie 8000, non è proprio schifoso, 8 giga di RAM. Però la GPU, ovviamente, in questo momento è l'obsolescenza fatta scheda video, la 1050 Ti. Ai tempi ovviamente non avevamo sponsor o altro, quindi quello che passava al convento buttavano dentro quando dovevano fare queste cose. In questo momento però mi sembra giusto far passare anche un messaggio, visto che molto spesso continuo a vedere sta 1050 Ti ancora in giro, sempre, cioè la scheda con veramente non so quanti anni, che dura, 5 anni, che è fuori adesso, veramente non ce la faccio più, è venduta in continuazione, è una scheda video obsoleta che va sostituita. Quindi
anch'io, nonostante sia una build vecchia e non una build nuova dove la metto, però ho detto vaffanculo, metto un RX 5500 XT e vado via, visto che ce l'avevo qua a disposizione, l'ho messa dentro per avere appunto performance migliori. Non faccio gaming intenso, però giochi tranquilli, Stardew Valley, Minecraft, giochi d'auto o altri veramente giochi molto tranquilli, soft, che posso giocare da letto o col gamepad, mi piace anche utilizzarli in quel momento. E la 1050 Ti, ovviamente questi giochi qua non hanno grosse pretese, però comunque mi sembrava giusto, anche visto che volevo fare questo video, già che c'ero, che lo aprivo, che lo pulivo, sostituire la scheda video, che metterò come cinelio, perché ovviamente la 1050 Ti resterà comunque una scheda veramente super parlata e storica. Questa è poi la versione iGame dalla Cina col furgone. La prima volta quando l'ho preso, mi ha detto ma non sicuramente sarà qualcosa di fake, invece comunque il suo l'ha fatto. Una scheda ovviamente è quella che è in questo momento, ragazzi, ripeto, è l'obsolescenza, proprio c'è scritto obsoleto qua. Per quanto riguarda il discorso temperature, questo case non dà problemi, si riesce a gestire comunque, ovviamente è un Mini TX per cui non abbiamo 30 gradi, però neanche 100, neanche 90, per cui riusciamo a stare, ovviamente l'hardware è quello che è, non è che abbiamo l'hardware che ci sta mettendo Lorenzo, le GPU che ci sta mettendo Lorenzo, però un HTPC con questo modello qua non avete alcun tipo di problema. Le performance mi sembra superfluo farvele vedere perché l'hardware non è da performance, ripeto, lo uso per robe abbastanza blande. Mi sembra importante però darvi due consigli per quanto riguarda l'HTPC. Prima di tutto, i comandi di input sono molto importanti. Questo qua, che è un telecomandino, l'R900 Rimini, che è un floating mouse che usate praticamente puntando e schiacciando confermo a tasto destro del mouse, è comodo per mandare switchare, mandare avanti piccoli input, e va benissimo utilizzare per cose brevi e per selezioni, mentre per navigare utilizzo una Logitech col trackpad, che diventa molto comodo per scrivere e per fare tutte quelle cose ovviamente che non puoi fare con quell'altro tipo di mouse. In definitiva, non posso che tuttora ancora consigliarvi questo tipo di case, perché io mi ci sono trovato veramente bene. Attualmente l'unico problema è il design, che con i nuovi modelli usciti ovviamente sono molto più fighi gli altri, perché quelli che vi sta facendo vedere Lore sono tutta un'altra cosa a livello estetico. Però se avete un cassettone nella TV, sotto la TV, scusate, qui potete inserire questo case, secondo me è molto comodo e qualcosa ce l'ha ancora da dire. In verticale risulta un po' imponente, secondo me. Non ho altre cose da segnalarvi di Malus. Come vi ho detto, non ha particolari problemi, io ci sono trovato da Dio, lo uso da 2 anni giornalmente. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, se avete opinioni, se l'avete provato, se volete provarlo, e soprattutto non azzardatevi più a comprare questa maledetta 1050 Ti, che proprio non va più presa, altrimenti vi sparo addosso l'aria a cannone. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al canale Telegram delle offerte che trovate qua sotto, a Instagram e ovviamente al canale YouTube. Alla prossima ragazzi.